Benvenuti in un'altra puntata del Broken Lights Bar. Quest'oggi siamo nel mondo della natura, dei viaggi, delle scoperte, soprattutto del nostro Molise. Presento qui Michele Vitarelli, in arte, anzi il founder di Discover Molise, giusto? Esatto. E niente, quindi oggi vediamo, sentiamo la sua storia. Ma prima di iniziare la puntata, oggi brindiamo con un nuovo Sam Bitter Fizz, così inauguriamo la puntata e come sempre chiuderemo la puntata quando sarà finito, va bene? Una salute. Allora Michele, come stai? Oh, questa è una domanda che poche persone mi fanno, ma come del resto tutti quanti. E sto bene. Quindi sto benissimo. Mi trovo in una situazione in cui attualmente sono rappresentante di istituto, come ti dicevo prima. Sì, quindi ho già chiacchierato noi prima. Quindi è stato un momento di scambio prima parlare qui, naturalmente. E ci troviamo quindi, oltre a essere appunto anche founder di Discover Molise, che è sostanzialmente un blog, poi insieme a due mie fedelissime compagne, ovvero Emanuela e Rossella, abbiamo intrapreso questo progetto che allo stato attuale ha portato, ha raggiunto il traguardo di 10.000 follower, poco più, e abbiamo anche portato alla conoscenza di vari posti del Molise. Infatti mi sento da una parte diciamo contento di aver comunque dato alcuni spunti a molte persone che del Molise magari non sapevano poco e nulla. È stato un progetto che, oltre ad essere a budget zero, perché siamo partiti veramente da zero, ed è nata perché avevo questa tanta voglia di fare che non sapevo come spenderla. Cioè, devo dire la verità, io non sapevo, volevo in qualche modo rendermi utile nel contesto, nella zona in cui mi trovavo. Quindi ho notato come in Molise era visto come quella terra che non esisteva, la terra di mezzo, la terra in cui, cioè, ma anche sui social non trovavi quel canale che ti dava una buona identità, una buona carta, un buon biglietto da visita per chiunque volesse appunto cercare, ma anche per i molisani stessi che volevano prendere ispirazione e dire dove spendo la mia domenica. Anche perché la maggior parte dei molisani non conosce al 100% il loro territorio, quindi diciamo è voluto anche promulgarlo non solo per gli esterni, anche per gli interni. Esatto. Diciamo che il Molise ha la nomea, o quindi comunque base dei meme di sempre, che non esiste comunque. Però secondo me anche grazie a quei meme siamo conosciuti per non esistere. Quindi diciamo, come si dice, anche se ti fanno brutta pubblicità basta che parlano di te. Quindi Molise va su quella, su quella base di popolarità. Come ti organizzi magari per pubblicare un post? Comunque dove nasce l'idea? Dietro un post che pubblichi su Discover Molise? Allora, dietro un post innanzitutto partiamo dal presupposto che per il team non è sempre facile comunque organizzare delle uscite, andare girando, anche se comunque il nostro obiettivo, noi l'abbiamo fatto con vari eventi, perché comunque ci piace testimoniare quelle che sono le tradizioni del nostro territorio, anche quando è stato ad esempio per il carnevale di Larino, che diciamo è quasi prossimo, sta per tornare questo fantastico periodo. Ad esempio un articolo che mi ricordo perfettamente è stato su Chiauci. Voi vi chiede: ma che posto è Chiauci? Chiauci è un borgo che seppur piccolo è famoso perché lì c'è la diga. Questa diga, foto, posto. Grazie post. Esatto, questa diga praticamente ha una storia dietro di sé diciamo fantastica. E quindi noi abbiamo voluto parlare proprio perché al di là di quello che il paese offre c'è anche questo spunto interessante che comunque fa parte della storia della nostra regione. Ma al di là di tutte queste comunque realtà che vengono promosse su Discover, ma sostanzialmente adesso puntiamo sulla domenica mattina, perché la domenica tutti vogliono trovarsi il post di Molisano e ricorda quanto sia bella la nostra regione. Anche perché in mezzo alla settimana siamo travolti da informazioni che siano pandemia, Covid, manifestazioni, dati di vaccinazioni, quindi è difficile anche aprire quella parentesi che meriti la giusta attenzione. Oltre a questo, comunque il nostro intento era quello appunto di creare un'identità, anche perché come dicevi tu prima, Molise è conosciuto perché Molise che non esiste. Hai voluto darci un'altra faccia, quindi a questo Molise. Tra i luoghi belli e affascinanti che ho visto, comunque meritano attenzione quelli che sono i 5 borghi più belli d'Italia in Molise, che sono, se non sbaglio, comunque Ferrazzano, Sepino, Frosolone, Latino, che sono dei
dei paesi che sono affascinanti e che ognuno conserva le proprie caratteristiche. Anche Bagnoli, caratteristiche. Mi sembra, Bagnoli del Trigno. Io l'ho visitata ed è caratteristica proprio per via della... a parte che fa parte del Parco delle Morge, quindi tu arrivi in questo luogo dove non vedi solo Bagnoli del Trigno, che ha questo sperone in mezzo al paese, ma trovi anche Salcito, trovi anche Pietracupa, trovi un sacco di altri paesi affascinanti. Che vero, belli... vero, vero. Guarda, sono un sacco informato. Sembra di parlare con la mia professoressa di geografia. Scusatemi. Guarda. No, ma che sai, ma che una volta un'intervista mi hanno detto: sì, vabbè, poi a Civitacamerano trovi anche le barbabietole da zucchero. Ragazzi, io non ne ho idea. Io non mi intendo di barbabietole da zucchero, però vabbè, scusami se do questa imbruna da maestro di geografia. No, no, fai benissimo. Tanto penso che ai nostri telespettatori piaceranno queste informazioni sul Molise, perché è la terra che comunque cerchiamo di promulgare sempre attraverso le persone come te. Quindi fa super piacere. E invece posti che non solo in Molise, in generale nel mondo. Per questa domanda, diciamo, non è che non me l'aspettavo, ma non so come rispondere per il semplice motivo che non ho avuto ancora modo di esplorare, okay, tutto quello che sono. Direi il prossimo sarà quindi sempre il prossimo esatto, prossimo viaggio sarà il più bello. Sì, anche perché tu scopri ogni giorno quello che è una nuova particolarità di quel posto. Vero. Quindi è sempre una scoperta, è sempre affascinante. Poi una volta che hai capito quello che hai visto, insomma, ti fai un resoconto di quello che hai visto, capisci dove hai appeso di più, qual è stata la migliore esperienza, invece qual è magari dal punto di vista paesaggistico la migliore esperienza, ma meno dal lato umano, anche perché vai in Colombia. Bene. Vai in Colombia, vediamo cosa ti rimane della Colombia. Ma secondo me manco le mutande. Probabilmente. Parliamo di un po' di, perché visto che ci tieni molto alla natura, a quello che è l'ambiente, no? Il discorso ecosostenibilità in Molise, che ne pensi? Io penso che questo discorso in Molise sia perfettamente integrato con quello che è la comunità molisana, perché ci troviamo in un luogo in cui riusciamo ancora a conservare quello che è l'ecosistema della nostra regione. Sono stati comunque intrapresi dei progetti che hanno fatto sì che, ad esempio, come la raccolta di differenziata venga applicata in maniera capillare. Io posso portare tranquillamente il mio esempio di Vinchiaturo, dove in un villaggio, in un paesino di 3.000 abitanti, la raccolta di differenziata abbia raggiunto delle percentuali importanti. Quindi le persone hanno capito come differenziarle, la loro semplicità e il loro vantaggio, sia economico che per l'ambiente. Anche perché a tutti fa piacere, insomma, sapere che quella cosa che magari poteva essere bruciata invece è stata riutilizzata per avere magari lo stesso pacco di latte, da pensare per la lattina, che poi diventare qualcosa che magari viene sempre riutilizzato in un secondo momento. Quindi sono molto d'accordo con questo argomento, ma diciamo l'argomento che più mi sta a cuore è un discorso che in realtà ultimamente viene un po' messo in secondo piano, ed è quello delle batterie e dell'olio. Perché... Lo butto nel water io, faccio bene o male? Cioè, io mi devo contenere in questo momento. Ma perché? Non è così sostenibile. No, ma tu sei pazzo. Io sono stato educato. Ma già che lo metti nel water? No, la faccio un po' raffreddare fuori al balcone, poi la prendo e la vado a svuotare nel water. Perciò le tubature però non soffrono. Certo, sono sempre lubrificate. Sono sempre lubrificate. Le batterie e l'olio esausto sono comunque due elementi che sono importanti perché inquinano. Le batterie da un punto di vista chimico e l'olio perché se buttate nel lavandino o nel water possono essere... Sai che doveva finire l'olio? Sì, va a finire nel mare, nelle acque, uccidere l'ecosistema dei fiumi, sì, del mare. Ragazzi, e quindi devo fare una confessione. In realtà io buttai un po' di petrolio nel water quando avevo 6 anni e lui Sepulveda scrisse La Cabina del Gatto. Ah, il suo impresso conto, certo. Buttare l'olio. Questo ho è quello che ci vuole dire. Comunque un autore. Va bene. E dici tu come si... Quindi, sostanzialmente... Non ricicla. Come ci si approcciano? Esatto. Allora, con le batterie, naturalmente, dove si può smaltirle in maniera piuttosto selezionata, si fa, ad esempio, portando dal tabacchino, sì, o da contenitori che sono stati fatti apposta per mettere le batterie. Invece per l'olio esistono dei modi più semplici per smaltirlo, ovvero semplicemente una tanica, come se tu prendessi quelle taniche con cui tu vai a prendere la benzina dal distributore, ci metti l'olio quello esausto, quello magari tu hai appena fritto qualcosa.
lo metti là dentro e dopo, quando capisci che si è riempito, lo prendi e lo vai a smaltire magari in dei contenitori che sono stati fatti apposta, che se ne predispone il comune. E questo è il problema poi fondamentalmente. Ma io non sapevo però l'esistenza dei contenitori per smaltire l'olio. Esatto, quindi. Esatto, perché ci sono delle aziende che li trattano in maniera specifica, okay, per diciamo ottenere altre derivati che adesso non mi vengono, okay, in mente, però comunque viene riutilizzato. Quindi, ragazzi, riciclate l'olio, mi raccomando. Riciclate l'olio nelle batterie. Esatto, non basta che non lo mettete nell'acqua, se no, quello è l'importante. Non buttatelo nel lavandino. O nel water. Anzi, ti chiedo una cosa, magari visto che avete quasi la stessa età, spoiler, più piccolo di me sembra più grande, il fenomeno Greta Thunberg, no? Come hai affrontato, insomma, cosa hai pensato quando una ragazzina si è esposta così tanto? Allora, quello che penso di Greta Thunberg... Thunberg... Oh, Greta, che... quando vuoi sei invitata a Broken Lights. Ti aspetta questo fantastico. Ah, sì, sì, sì. Come... Chissà se verrà. Ciao Robert, lo rinnovo l'invito. Tu che sei di Ferrazzano, Robert De Niro, lo so, vieni in Broken Lights. Allora, quello che penso io, soprattutto principalmente di Greta, è che lei abbia fatto capire come quanto sia importante manifestare. Ora, indipendentemente dal concetto, Greta ha fatto capire quanto sia importante manifestare e soprattutto come. Infatti è stato proprio il come il punto principale, perché bisogna sempre avere in mente quali sono gli obiettivi. E a quanto pare, da come abbiamo potuto vedere sia l'appuntamento del COP26, ma anche tutti i Fridays for Future che si sono tenuti in tutto il mondo, in tutta Europa, hanno comunque avuto degli obiettivi, ovvero quello di richiedere alle istituzioni un'azione concreta, mm-hmm, che si sta concretizzando, ma c'è sempre quell'attrito tra le nazioni, tra le nazioni, e l'abbiamo potuto vedere anche tra Cina e India, perché sono quelle nazioni che sono in via di sviluppo, mm-hmm, e quindi di conseguenza trovano come un ostacolo quello di ridurre le emissioni, perché diciamo va a discapito della loro crescita economica. Secondo te, come facciamo a educare la persona ad essere ecosostenibile? In che modo? Innanzitutto bisogna facilitare le azioni del consumatore, perché un'azienda che mi vende un prodotto di cui non so smaltire, ti faccio un esempio del contenitore dei biscotti, no? Se l'azienda non mi indica come posso smaltirla, di conseguenza diventa più difficile anche sensibilizzare i ragazzi a farlo, le persone, ripensare alla propria quotidianità sempre in funzione di anche del risparmio, perché il risparmio vuol dire anche essere sostenibili. Quando si possono evitare degli sprechi, degli acquisti, si fa. È un esempio, un'iniziativa è proprio Too Good To Go, no? Quella piattaforma che ci consente di comprare quello che viene che potrebbe essere sprecato. Esatto, infatti io poco fa ho fatto questo acquisto per vedere di cosa si trattasse. Ragazzi, è un'iniziativa fantastica. Sì, io compro spesso tutto, no? È fantastico perché tu decidi l'ora, paghi già, basta che tu passi di lì e lo prendi. Naturalmente tu ti aspetti, diciamo, qualcosa di fiducia, no? Con l'attività che ti dice: vabbè, dai, spendo questi soldi, almeno mi mette qualcosa con cui magari posso farci una cena. E infatti io ho preso da un bar qui da Campobasso e mi hanno dato praticamente una cena, il farro con diciamo le verdure, anche la colazione. Quindi ho speso 4 euro e intanto, vabbè, intanto ho avuto i miei benefici e ho evitato di sprecare il cibo, così diciamo questo è comunque si ricollega appunto ad essere sostenibili. Ho questo di popcorn, okay, e questo è un esempio di capire come possiamo riciclare, no? Boh, innanzitutto partiamo dall'etichetta, che la prima cosa che bisogna vedere innanzitutto è l'etichetta, e smembriamo le cose possibili e immaginabili. Allora, mi dice che lo devo buttare, ma non mi dice dove. Però dice che devi buttarlo, quindi dice, esatto, nel cestino, che è importante, no? Se lo butti per l'ambiente già è qualcosa di grave. Posso supporre che sia latta e quindi che vada nella plastica. E questo anche nella plastica, però vedi, e qui c'è già un primo intralcio. Infatti per questo vi dicevo, l'azienda dovrebbe aiutarci a riciclare. Se tu non mi dici dove lo devo buttare, come faccio? Questo si ricollega anche al discorso dei consorzi che riciclano l'immondizia, la plastica, la carta differenziata. Sanno che comunque loro hanno dei processi diversi per, diciamo, lavorarla. Per questo è anche, posso capire anche il fatto che magari non posso inserirlo, però perlomeno tu sai come l'hai fatto. Però gli assaggiati di questi popcorn sono davvero buoni. Ah, bene. Sono anche al cioccolato. È vero, anche il caramello li fanno. Sì, sono fantastici. Al di là di questo, comunque in Molise le prospettive in questi termini ci sono, perché ci sono gli incentivi giusti, sì, perché
innanzitutto bisogna partire da noi stessi comunque, al di là dell'ecosostenibilità. Parte tutto dalla singola persona. E parte tutto dalla singola persona, che quella persona nel momento in cui agisce in questi termini, agisce anche a favore del territorio, e se lo fa è proprio perché ama il proprio territorio. Infatti bisogna ricordare come il luogo in cui noi viviamo è il nostro habitat, per cui bisogna preservarlo nel miglior dei modi. Come? E questo è un piccolo gesto che ci fa capire come amare il territorio significa anche agire in maniera ecosostenibile, agire a favore del territorio non solo da un lato della sostenibilità ma anche da un lato turistico, perché in questo periodo più che mai abbiamo visto come l'ecosostenibilità e il turismo stiano praticamente camminando parallelamente, vero, insieme. Per cui vi invito comunque a chiunque ci stia seguendo di cambiare visione della propria regione in cui si vive, di interpretarla come se fosse appunto una propria perla da custodire, e anche cambiare visione, perché magari vedere il proprio territorio da turista ti fa pensare magari c'è qualcosa di più dietro a ciò che sto vedendo, a ciò avere che tante prospettive fianco. Quindi esattamente del territorio, non dare per scontato quello che è, perché la superficialità distrugge molte delle ricchezze che si hanno. Verissimo. Ringraziamo Michele di essere venuto qui in puntata. Andate a riciclare ora dove avete visto questa puntata, quindi non buttate, ricordiamo, le batterie nel cestino, nemmeno nel water. Quindi grazie, sottolineo nel water, grazie Michele per mettere questa dritta. Andate a recuperare le scorse puntate dei miei colleghi, e vi ricordo che ci potete seguire su tutti i nostri social, i miei, di Broken Lights e di Michele, quindi potete vedere sia Discover Molise che la sua pagina Instagram. Attivate la campanellina di YouTube, perché pubblichiamo una volta a settimana, ogni mercoledì alle 13:30. Noi ci vediamo nella prossima puntata del Broken Lights Bar. Ciao ragazzi.